Smile without a reason why. Love is if you wear a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Aside the wave of tears, life that slowly disappears. Wait before you close the curtain. There's still another day to play, 'cause life is beautiful that way. Ooh, 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 ooh. Buonasera, la vita è bella, buona Pasqua che a tutti. Meraviglia, complimenti. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra 53esima puntata con il format settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema, la religione e tanto altro per famiglie e bambini. Questa settimana proprio è dedicata ai bambini, alla poesia di Pasqua, per cui vi auguriamo intanto una serena Pasqua a tutti, ne vedremo veramente delle belle. Io ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quelli che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare come sempre il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo e il nostro editore Salvatore Avolio. Vi invito a condividere questa diretta sul vostro profilo, nei gruppi, sulle pagine, facciamo arrivare a quante più persone possibile questa meravigliosa domenica di Pasqua. E passo a presentarvi, come sempre, il pezzo forte di questo format, i nostri meravigliosi ovidianisti. Daniele già sorride, perché eccolo qua, vi presento il nostro poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, formatore, pensatore, esperto di etica, maestro di vita, storico, religioso, ma soprattutto opinionista, Daniele Bombane. Daniele, ti ho aggiunto anche religioso, perché tu sei molto religioso. Vabbè, più che religioso, mi sento un uomo abitato, diciamo, dalla presenza di una spiritualità interiore molto elevata, che poi va comunque elevandosi sempre di più. Comunque, grazie per religioso. Che dire, buona serata a tutti, soprattutto buona Pasqua a tutti, che sia una santa e serena Pasqua per tutti. Vedo già una cosa, vedo un nuovo signore, non so, piccolo ospite, abbiamo in diretta con noi la nostra mascotte, tra poco andiamo a presentare perché ci aiuterà in tutto il pomeriggio, ma prima andiamo a presentare, l'abbiamo già vista, abbiamo soprattutto ascoltata in anteprima. Eccola qua la nostra cantante, artista, musicista, insegnante di canto, Dominga Cozzolino. La tua voce proprio veramente ci emoziona sempre. Grazie, grazie. Buona Pasqua a tutti e un bacio a voi ragazzi. Ciao, ma che bello questo nuovo opinionista. Eccolo che qua, bello, il nostro che... opinionista si sta preparando. E senti, ma tu sei libero la domenica, perché noi abbiamo un opinionista che volendo potremmo sostituire, o no Domenico? Potremmo, sì, approfittare. Mattia, sei libero la domenica alle 18? Una proposta, Mattia. Allora Domenico, è il momento proprio di presentare in primis il nostro ospite, ma diciamo che oggi proprio l'ospite è la poesia di Pasqua. E saranno invitati tutti i bambini a poter dire in diretta con noi la poesia di Pasqua o anche un pensiero sulla pace. Il primo a connettersi, a collegarsi con noi oggi è la nostra mascotte. Mattia è famoso per i suoi video, proprio per gli amici di Rubrica Social. Eccolo qua, è con noi Mattia. Buonasera, buona Pasqua Mattia, grazie per aver accettato il nostro invito, per essere qui con noi.
Mattia, allora io, come tutti gli ospiti di spicco e di rilievo, ci tengo ad informarti solo una cosa: qua ti divertirai, direi la poesia, insomma sarai in piacevole compagnia, ma fai attenzione perché vedi come sorride Daniele. Fai attenzione perché qua lui è famoso per le sue domande proprio piccanti, le famose domande al peperoncino di Daniele Buonpane. Non so se pure a te vorrà metterti un po' di piccante o no, Daniele, hai i bambini, insomma ce li risparmi queste domande. Anche Pasqua, domanda a cioccolato, come vuoi cioccolato al latte a contente? Bene, insomma, e quindi fai attenzione a questo, però in compenso poi Dominga non ti preoccupare di mettere a tuo agio con le domande a zuccherine piene di miele, no, dolci, no, Dominga? Certo, ci mancherebbe. Mattia, quanti anni hai? No. Come? 8. 8 anni, e attenzione, ecco Daniele già sta elaborando. No, Daniele, già ti vedi. No, avanti, fai subito questa domanda a Mattia. Ti togli. No, facciamo la domanda a Mattia. Mattia, tu sei un po' la nostra mascotte, no? Sei come dire il beniamino degli spettatori e tanti bimbi si identificano in te. Cosa si prova a lanciare quei video di lancio che ci lanci? Sei contento quando lo fai? Sì. Vedi? E poi... è un uomo di poche parole, Mattia. Beh, si diverte anche, giusto? No, bravo. Anche, bravo Mattia. Bravo. Mattia, per Pasqua cosa ti aspetti? Come sta andando la giornata? Sta andando bene? Bene, bene. Ok. Hai avuto l'uovo? Sì. Un mega uovo. Laura, eccolo. Buonasera. Ma il figlio di chi è questo bambino? Ha un viso conosciuto proprio. Vai. Matti, è crescito dall'ovetto? Non ti ricordo. Allora, Spider-Man è... Spider-Man. Mario Kart. Interessante, Mattia. Ti è piaciuta, insomma, però la sorpresa? È stato l'unico bambino che non ha avuto l'uovo di rubrica social. E allora provvederemo a più presto. Inviamo a questa comunicazione. A proposito, voglio ringraziare il nostro amico mago dentista, il dottor Marco Esposito, perché veramente ci ha donati tantissime uova proprio da regalare a tanti e tantissimi bambini del territorio. E in tanti, infatti, sono venuti presso il salottino e si sono prenotati per oggi e hanno anche recitato la poesia. È vero, Daniele, c'eri anche tu? Sì. È stata una bella esperienza, primo evento solidale di Rubrica Social, il primo di una lunghissima serie, ci auguriamo. E allora, Mattia, tu ti senti pronto per la poesia? Sì. Qua tutti sono proprio in attesa di ascoltarti, mi raccomando, facciamo un bel figurone. Dedichiamo la tua poesia a tutti quelli che ci stanno ascoltando, come ad esempio Carmen Agostiniano, che salutiamo e dice buonasera e buona Pasqua a tutti voi. Ciao Carmen. Grazie, buonasera Carmen, buonasera. Poi già stanno arrivando i primi bambini ospiti, salutiamo anche Veronica, eccola qua, mamma mia Veronica, non ti muovere da là. Veronica, non ti muovere perché adesso Mattia ci fa ascoltare la sua poesia. Sei vai pronto? Mattia, il palco è tuo, vai. Vento di pace vola nell'azzurra primavera, una colomba bianca e sincera, ricca nel becco, un verde rametto, piccole foglie di olivo benedetto, danza nell'aria, con le campane, fratelli, canti e gritti di fontana. Annuncio festoso a ogni bambino, porta la pace sul tuo cammino, canto il cielo a cuore più bello, anche un nemico diventa un fratello. Il vento raccoglie semi d'amore, poi li sparpaglia in mezzo al prato, ecco che nasce il nuovo fiore profuma di pace tutto il creato. Mamma mia, un applauso a Mattia! Bravissimo Mattia, quanto tempo ci hai impiegato per impararla così bene? Due giorni. Ma la cosa più importante, io quando ero piccolino, mi ricordo, e penso pure Mimmo e Dominga, noi mettevamo la poesia sotto il piatto di papà e poi papà ci dava i soldini
Anche, è ancora presente questa tradizione, voi bimbi? Tutti i giorni. Tutti i giorni mette la poesia sul tappiatto. Tappiatto, beh, bravo. No, mette, poi no. È bella la poesia, insomma, che parla della pace. No, è bella proprio la poesia, bravo, bravo. Bella, una bella riflessione. E poi abbiamo con noi, ci ha raggiunto, ecco, la bellissima Veronica. Veronica, grazie per essere qui con noi. Tu hai avuto l'uovo, Veronica? Anzi, tre uova. E le sorprese, che sorprese sono uscite da queste uova? Una bambola, mini e una gomma. Qual è la cosa che ti piace di più, la gomma? No, Minnie. Minnie, è per forza. Ecco. E allora, Veronica, tu sei pronta per la poesia? Vuoi salutare qualcuno, Veronica? Vuoi mandare un saluto a qualcuno? Sì, voglio salutare i miei compagni di classe e le mie maestre. Carissima, ecco, salutiamo tutte le maestre che, ecco, fanno un lavoro veramente... Poi pensa un poco, Veronica, che anche Daniele vorrebbe diventare proprio un maestro, insomma, quindi, no, Daniele, ti piacerebbe? Sicuramente, è una delle professioni più belle, poi avere a che fare con i bimbi non è mai facile, no? Bisogna sempre andare molto con le punte dei piedi, sempre in maniera molto cauta. Comunque, Veronica, già la conosciamo, no? L'anno scorso, ormai è diventato un classico per lei, ci fa piacere. Ma poi Veronica, dobbiamo dirlo, insomma, è la figlia di un nostro proprio fan sostenitore. Un fan il numero primo, uno. Quello che ha visto proprio la creazione di Lupi Special. E che salutiamo, che ancora non vedo i suoi commenti, Gennaro Rigoni. Ecco, salutiamo Gennaro. Veronica, sei pronta per dire la tua meravigliosa poesia? Sì. E allora tocca a te. Poi dopo, fai attenzione che c'è la domanda a peperoncino di Daniele. Però ogni bambino della terra vuole la pace e non la guerra. Allora proprio non riesco a capire perché tanti popoli debbono soffrire. Se tutti i bambini che vivono al mondo facessero un grande giro tondo insieme alle mamme e loro papà, sarebbe di certo la felicità. Per questo per Pasqua un sogno speciale, vorrei che la pace potesse regnare senza dolore e senza più male, solo con gioia e tanto affetto, allora sarebbe un mondo perfetto. Wow, che spettacolo, complimenti Veronica, sei stata bravissima. Chiediamo a Mattia, com'è stata Veronica? Bene. Che voto le dai a Veronica? 9. Wow, Mattia, ma io non so se c'è la fidanzatina, sono cose due personali, però guarda, Veronica e Mattia è un bel abbinamento, eh. È vero. Non che so. Poi, Veronica è bellina assai, Mattia, eh. Mattia è bellissimo. Sei bellissimo. Sono arrivate, sono arrivate le domande al peperoncino, no, vedi? Al peperoncino. Però vabbè, allora noi dopo fanno i vaghi. Dopo ci sarà anche la domanda, anche la poesia di Daniele Bompane, perché non so se voi sapete, Veronica e Mattia, Daniele è un poeta. Avete mai visto un poeta da vicino voi? È la poesia, ecco, Daniele è poeta, no? Insomma, come ve lo immaginavate voi un poeta? Con la barba, no? Quei poeti proprio antichi. Invece eccolo qua, Daniele è fatto così ed è un poeta, insomma, come lo vedete. Che voto diamo a Daniele? Veronica, che voto dai a Daniele come poeta? 8. Un 8 di incoraggiamento è più che sufficiente, invece Mattia? 10. No, che esagerato, Mattia è troppo. Ma voi avete votato la fiducia, no? Non avete ascoltato nulla, non avete letto nulla. E poi salutiamo Lucia Bonavolta che dice: buonasera, augurissimi a tutti di una serena auguri. E felice Pasqua. Buona Pasqua, Lucia, buona Pasqua a te. Buona Pasqua, Lucia, buona Pasqua.
una Pasqua. E allora, Domingo, non so se tu hai pronto qualcosa, così deliziamo i nostri meravigliosi ospiti. Sì, dai, facciamo proprio un canto che sulla Pasqua è azzeccatissimo. Vediamo se i ragazzi così giovani, i bambini, lo conoscono questo pezzo. Forse sì, vediamo, vediamo. Vediamo un po'. Now here there was a secret chord that they that played and that pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the bass and gear composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her beating on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Che meraviglia, complimenti, un applauso a Dominga, yeah. Mamma mia. Mattia e Veronica, vi è piaciuta questa canzone? Sì. Bellissimo. Intanto salutiamo anche il nostro amico Marco Mauriello che dice buona Pasqua, cari amici, un bacio da parte mia. E salutiamo anche Raffaella Brando che dice buona Pasqua a tutti. E poi Lucia Buonavolta che dice proprio wow, wow. Grazie, grazie. Era riferito certamente alla meravigliosa voce di Dominga. Stupenda, grazie, grazie di cuore. Ragazzi, la conoscevate questa canzone? I bimbi, dico, la conoscevate questa canzone? No. Mm. Ecco, vedi, io cerco di sempre di... Con i miei nipoti, che però sono un po' più grandi, loro... Infatti non sono riuscita a convincerli a partecipare, che oramai sono giovincelli, no? 13, 15 ovviamente, però ogni tanto dico dobbiamo fare cultura musicale, perché ci sono dei brani che oggi magari si ascoltano di meno, i ragazzi magari non li conoscono, invece secondo me li dovrebbero conoscere, perché sono brani intramontabili, no? Sì, sì. Voi cosa ascoltate, ragazzi? Sono curiosa di sapere questa cosa. Mattia, tu che ascolti? Quale cantante ti piace? Mattia. Le canzoni... Del Gabbiano, il Gabbiano, Mattia, Mattia, non mi deludere così, eh. No, perché non Mattia ha anche cantato così. La canzone del Gabbiano, io l'ho visto in qualche video. Per giocare va bene. Non so se vuoi anche accennarla adesso, Mattia, se te la ricordi la canzone del Gabbiano, noi siamo contenti di ascoltare, vai. Non ti preoccupare, Mattia, sentiti libero, vai. Veronica, non ti preoccupare, Veronica è contenta comunque, no, Veronica? No, allora, Mattia si è fatto più rosso della sua maglietta. Questo si è messo la maglia rossa, così non si notava. Allora, intanto io saluto anche Giovanni Vuolo, il nostro amico di Empatiamoci Pet. Buonasera, carissimo, buona Pasqua.
E poi Raffaele Cozzolino, che dice: complimenti a Dominga, un cognome che mi è riconosciuto. Buona pace a tutti voi. Sì. Dominga, insomma. Eh sì. Cozzolino, questo nome non mi è nuovo. E poi ancora complimenti a Dominga, proprio stasera Dominga sta proprio... Grazie ragazzi, stasera Dominga ha portato proprio il fan club. No, Carmen Agostiniano non la conosco, quindi... la nostra fan. Troppo buoni tutti, grazie. Fortuna, vogliamo sentire anche la piccola Miriam, se c'è. Ecco, siamo in attesa ancora di altri bambini, però... Salutiamo intanto Fortuna Volio che dice ciao a tutti, ed è arrivato anche il momento, Veronica e Mattia, fate attenzione che adesso a dire la poesia è Daniele e voi tutti e due dovete poi dare un voto alla poesia, quindi fate attenzione bene bene, stiamo alla rubrica social Got Talent, possiamo dire. No, il primo reality, guarda Mimmo, più che Got Talent, il primo reality di poesia, in Italia non hanno mai fatto un reality poetic Got Talent. Creiamo noi, il primo reality dei poeti. Sì, potrebbe essere un'idea. Daniele, allora, tu sei pronto a dire la poesia? Io sono nato pronto. Allora, per l'occasione sono andato a scavare nella prima mia filologia poete che risale al 2011, 11 anni fa il primo libro pubblicato, e questo qui, questo splendido libro, se la regia lo inquadra, Lo scrigno dei sogni, già il titolo è un programma. Con una chiave, vedete, la chiave per l'accesso ai sogni. La poesia di oggi, restando un po' in tema, è una poesia molto graziosa. L'ho scritta una semplice come questi bimbi, con una bella rima baciata, come i baci che vorrà dare un giorno Mattia. La poesia si chiama, la poesia si chiama Dio, due punti, unico, grande e importante. È una delle mie prime poesie che ho scritto in assoluto. Ok, vado. Porgo onore al grande dolore di chi morto in croce non udì mai voce. Straziato dal dolore, portò pace e amore, libero il mondo tra l'eterno scontro, dalle forze del male e del bene vitale. Colui che mi accarezza, che mi dà l'ebbrezza di sentire quella pace che tanto mi compiace. Porgo una preghiera alla custodia della sera che mi risvegli il mattino con la gioia del divino. Mamma mia, complimenti Daniele. Qua ci siamo, Veronica, facciamo un applauso a Daniele, anche se i nostri due giudici sono severissimi, perché poi sembra una bella poesia, però dobbiamo ancora vedere il voto che danno, se passa in finale o meno. Che vi allora, ha lasciato questa poesia? Vi ha colpito? Vi è piaciuta? Aspetta, prima di sentiamo prima mettiamo a voto la votazione partendo da Veronica. Vai, Veronica, è il tuo momento, tu sei sempre quella più severa, quindi mi raccomando, che voto diamo alla poesia che ha recitato Daniele? Vabbè, 10. Per me è un sì o no, bastava anche un sì. Mattia, fai attenzione, adesso tocca a te. 9,5. Ok. Ah, ecco qua, bravo. Tu quel mezzo ci puoi lavorare, Daniele, per poco non hai raggiunto proprio. In cambio però ti è arrivato un commento di Lucia che dice grande Daniele, grande. Grazie Lucia. Non so se è grande Daniele o la poesia. Tutte e due. Allora, intanto ci ha raggiunto certamente un'altra piccola ospite. Vediamo se riusciamo a farla inserire. Eccola qua, mamma mia, stasera abbiamo lo schermo proprio pieno. È arrivata Miriam. Ciao! Bellissima questa voce. Ciao a tutti, mamma mia, forse. Ciao, che spettacolo! Ciao, abbiamo una piccola Miriam, ciao Daniele, ciao Veronica. Ciao Miriam, è venuto anche nel nostro salottino e ha detto la sua poesia. È vero Miriam, quindi non vediamo l'ora adesso di ascoltarla e di sapere cosa è uscito dall'uovo che tu hai avuto. Cosa è uscito? Un bracciale. Un bracciale, un bellissimo, meraviglioso bracciale.
bello, vedi? Perché le ha ora gli accessori, vero? Vai, Miriam, vogliamo sentire la tua poesia? Vai. Sì, la mamma, vai. Metto un foglio nella tasca, con tante uova di cioccolato, una pizza dolce e una salata. Però, con un coniglio per il nostro amore, insieme a uova di ogni colore. Con un colombo bianco e giulivo che hanno in becco un ramo d'olivo. Ho tutto il mondo pieno di pace e questo è il sogno che più mi piace. Buona Pasqua a tutti! Bravissima! Mamma mia! Vogliamo dire quanti anni ha questa bimba? Quanti anni ha Miriam? Quanti anni hai? Quattro anni, pensate, una bimba di 4 anni già sa recitare una poesia a memoria. Mamma mia, complimenti, bravissima. Veramente, a parte bellissima, ma poi 4 anni è un fenomeno. Bravo, è vero, super brava, Miriam. Complimenti, bravissima. Bravissima. Mattia sorvegliava attentamente la prestazione di Miriam, ma ti è piaciuta? È un giudice severissimo. Ma la facciamo andare in finale a Miriam? Qui ci vuole un voto alto. 10 e lode ci diamo. Mattia, che voto dai a Miriam? 10 e lode. Credi? Sentiamo anche Veronica, tocca a te, che voto diamo alla piccola Miriam? 9 e mezzo. Mamma mia, i nostri giudici oggi sono proprio attentissimi a tutto, eh. Ma allora mo tutti e tre sono diventati giudici, perché tra poco dovranno anche dare, diciamo, un voto a Dominga, che si prepara per una nuova canzoni, no, Dominga, insomma, hai preparato qualche altra cosa per loro che possiamo dire? Sì, dai, vediamo se questa piace, che parla Daniele, proprio di loro, eh. Daniele, muova le labbra, vediamo. Daniele, che stai facendo? Daniele, che stai dicendo? No, stavo riflettendo. Ah, lui riflette così, capito? Lui riflette. Vado? Vai, Dominga. Ragazzi, allora, Miriam, Veronica e Mattia. Allora, sentite attentamente, che poi dopo dovete dare il voto, a Dominga. Dovete vediamo, dare il voto? Sì, è vero. Devo dire se Dominga va in finale. Vai, Dominga. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star, and they will clear the clouds of fire behind me. Where troubles melt like lemon drops, away above the chimney tops, that's where you find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly,
Over the rainbow, why then all why can I? Complimenti Dominga, bellissima, un applauso facciamo a Dominga, ecco, che veramente ci ha deliziato con questa canzone. Poi sono tutte complicatissime, difficilissime, insomma, in inglese, quindi sì, no, poi il tele cercavo di far sentire col microfono, spero si senta un po' di musica sotto. Sì, senz'altro. Ecco qua, i nostri giudici sono pronti per alzare la paletta con il voto. Iniziamo da Mattia, severissimo, c'ha lo sguardo proprio severo, insomma. Che voto diamo a Dominga alla sua interpretazione? Mattia, vai, è il tuo momento. 10. Grazie, che carino. Allora aspetta Veronica, che mo tocca a te. Vai Veronica, 10 e mezzo. No, 10 e mezzo. No, Veronica, mi fai emozionare così. Belli. E andiamo da Miriam, vediamo se Miriam ci dice il suo voto. Sette, incoraggiamento per Dominga. Miriam è giusto, è vero, allora è giusto. Vabbè, vabbè, comunque è un buon voto, dai, è un buon voto, è un po' più è buon voto comunque, mica è male. E infatti Dominga, Lucia ci dice questa canzone ha il potere di renderti più buono, è vero. Dopo la canzone lì siamo diventati tutti più buoni, tant'è vero che Mattia si sta addormentando. Mattia, Veronica, no? Carmen pure lei ha dato il voto da casa, ha detto io direi un 7 e mezzo. Insomma, grazie, buonissimo. Vabbè, comunque buono, sono voti buoni. Sì, no? sono ampiamente proprio sopra la sufficienza. Daniele, allora Domenico, uh-huh. Prima non mi hai fatto rispondere alla domanda che ho fatto ai ragazzi: qual era il loro cantante preferito? Ah, è vero. No, vabbè, Mattia ha detto già Gianni Celestri. No, cioè... dai, no, non ci voglio credere. Mi rifiuto di crederci. No, okay, se vabbè, io rispetto. Quindi il tuo cantante preferito è Gianni Celestri. No, vabbè, va bene. Confermi, Mattia? Confermi? Noi siamo desiderosi di ascoltare io con Mattia, diciamo il povero Gabbiano. E invece? Invece Veronica? Veronica, il tuo cantante preferito o la tua cantante preferita? O un gruppo? Cristina D'Avena. Gruppo. Quale? I Maneskin. Wow. Andiamo proprio nell'hard rock. Ha un'anima rock la piccola Riguni. E invece Miriam? Ma c'è un'altra bimba vicino a Miriam. Mi vedo Daniele proprio attentissimo. però non sta riflettendo, quando riflette non abbiamo capito che è normale. Sì. Sì, no, io oggi siccome sono bimbi voglio leggere con quattro poesia molto una poesia molto bellina per i bimbi come loro. Sempre tratta dal libro Lo spugno dei sogni, e quando leggo queste poesie mi ricordo un po' la mia fanciulletta. Aspetta, parlando fortù. Abbiamo sentito un... Giovanni ti affetto. Amici. San Giovanni, bello San Giovanni, è bravo, a me piace, bravo San Giovanni.
Da non confondere con ragazzi. San Giovanni, non, da non confondere con San Giovanni. Apostolo. No, San Giovanni. Allora, Mimmo, guarda qua. Sento un po' di suoni. Sì. Ah, dimmi, Daniele. No, volevo dire, ho scelto una poesia molto bellina che mi ricorda un po' la mia fanciulletta. Cioè, tanti anni fa, insomma. Sì. La poesia si chiama, guardate com'è carino, si chiama Una terra su carta pesta. Da bambino prendevo una matita e disegnavo il mondo e con i pastelli lo coloravo. Ora che sono grande, quei disegni non li vedo più, se non come degli scarabocchi. Cerco di notte in un sogno quel mondo così perfetto, un capolavoro d'amore che anche Giotto mi invidierebbe. La deriva dei continenti è ormai scissa da catastrofi, non di una natura ribelle, ma di spiriti umani irrequieti, alla ricerca dei più sacri piaceri di cui la terra può soffrire. Spesso mi fermo a contemplare questa mia terra, ormai terremotata, e vedo che non è mai invecchiata, ma si è semplicemente spiringuacchiata. Mamma mia, bella, bella. Poi si è spingacchiata, no? Bellissima. Sì, io ho usato la metafora di non vederla più con l'innocenza di questi bimbi come sono loro che la disegniamo, ma la vedo spingacchiata, stravolta, vedo il male, vedo la guerra, non a caso ora viviamo la guerra. E questa poesia riviveva un po' quella situazione, Mimmo. Ma spiringuacchiata proprio si dice. Sì, spiringuacchiare proprio per rendere l'idea. No? Che cos'è uno spiringuacchio se non come dire, una mescolanza, una confusione, un caos di colori? Così è la guerra, se ci riflettiamo, un caos. No, perché è un termine proprio antichissimo, me lo ricordo questo, quando c'è uno spiringuacchio, no? Insomma. Ma quella è una poesia vecchia. Ah no, Domingo. Bella però, mi piace, sai, è una delle mie preferite ad oggi. Ad oggi. Sì, una che siamo andati a scavare in un libro di molti anni fa. Lo scrigno dei sogni. Mimmo, ufficialmente, quanto tempo è che sto collaborando con voi? Mica mi ha regalato qualche libro di poesie, Daniele. No, non regalato. Ah, Daniele il poeta. No, voglio dire, come minimo mi deve regalare un libro. Anche perché vedi questo qua vecchio che bello, mi piace. Invece facciamo spoiler, è in programma qualcosa tra me, te e un altro nostro amico, no? Fra musica, poesia e canto. Esatto, sì. Allora, posso spoilerare oppure proprio alla per lontana? Sì. No, spoilerò abbastanza, dai, così. Allora, noi stiamo preparando questo progetto. Come diceva Daniele, made in piscinola Marianella potremmo dire. E in realtà devo dire un po' l'idea è venuta, ci è venuta quasi in contemporanea, poi ci siamo confrontati, avevamo avuto la stessa idea io e l'altro ragazzo musicista, il maestro, ascoltando le poesie di Daniele, e quindi avevamo pensato di mettere in musica le poesie, alcune delle poesie di Daniele, ecco perché ne ho lette tante, e devo dire questa dello spiringuacchio mi piace proprio sacco, bella, e ovviamente accompagnando alcune delle poesie di Daniele con la musica del maestro, in maniera molto particolare, insomma ci stiamo prendendo un po' di tempo per fare un lavoro fatto bene, però credo che uscirà fuori una cosa molto molto bella. Poi chissà, vediamo in futuro se riusciamo a portarlo a teatro e farlo diventare un vero e proprio spettacolo. Sarebbe quello un po' il mio sogno. Vediamo se ci riusciamo, insomma, se le cose vanno bene, se non ci saranno nuove chiusure, nuovi casini, e magari per la stagione prossima riuscire a fare questa cosa. Io lancerei uno slogan: più arte e meno Covid. Bravo, e anche meno guerra, magari. Meno guerra, la guerra in primis. Però io volevo chiedere a Mattia, no? Mattia, ma tu hai mai fatto uno spiringuacchio? Lo sai che cos'è?
Ti è capitato di fare uno spiringuacchio, no? Insomma, che hai fatto come spiringuacchio? Da piccolo? Da piccolo, ovviamente, certo. No, quando eri piccolo, è chiaro, sì. Eri piccolo, no, Veronica sorride, vedi? Ti è capitato qualche volta con l'inchiostro si fanno, no? Daniele, aiutaci tu, insomma, come si fa? Sì, sì, lo spiringuaccio l'ho spiegato un po' che cos'è, no? Tutta quella mescolanza di colori che poi in realtà... Una macchina, uno sgorbio, diciamo uno così. Uno sgorbio, che poi in realtà alcuni ne traggono quasi una forma d'arte, no? In quello apparente spiringuaccio. Vabbè, quello che diciamo chiameremo scarabocchio, però più napoletanamente più bello spiringuacchio, perché noi abbiamo questa lingua favolosa che... No, perché Daniele, credo, mo ci ha incuriositi per questo. Veronica, tu hai mai fatto uno spiringuacchio da qualche parte? Quando eri più piccola diciamo sul tavolo, sulle mura. Dobbiamo invitare un esperto di spiringuacchi. Poi magari può essere pure un'opera d'arte, mica è detto che lo spiringuacchio. Questo è detto. Ma pure a volte il taglio su una tela, no? Quello è un grido. E allora, visto che abbiamo qua Domingo stasera in vena proprio canterina, non so se tra Miriam, Veronica e Mattia hanno proprio una richiesta, una canzoncina, una cosa che vorrebbero farsi intonare da Dominga, no? Insomma, che ne so, magari una canzone dei cartoni animati, la mettiamo alla prova così poi il voto... Cattivo! Così vediamo anche il voto come aumenta. Veronica, tocca a te, c'è una canzone in particolare, una cosa... Tanto Dominga improvvisa, lo sai, insomma. Oh, Mattia! La prima canzone che ti viene in mente, che ti piace... La prima cosa bella. Quale? Eccolo. Come? San Giovanni. San Giovanni. Tanto San ecco. Giovanni anche lui. Noi oggi quale? Siamo a tema ma di San Giovanni Apostolo. Appunto, con la Pasqua siamo in quale? Tema, no? Di santità. Quale? Una piacere. Le farfalle. Piovono farfalle. Aspetta, io mi ricordavo meglio quest'altra, volano farfalle. Però volano farfalle, mi avete incastrato con le farfalle, aspetta. Vai Dominga che vogliamo sentire la farfalla, sì, ovviamente è proprio un pezzettino, sì, proprio una cosa facile, mentre Daniele si prepara, lui guarda come cerca e poi sì. No, la regia proprio lo mettiamo a volo praticamente. Sto cercando le poesie più semplici per questi bimbi, capito? Comunque io già e allora l'ho. Mattia per Mattia, vedi? Mattia, mi senti? Dici sì. E non volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu. Da questa notte no, non voglio stare male, dammi due ali per volare, sei una boccata d'aria. Pa, 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 pa. Una schifezza praticamente. Una schifezza. Invece sei andata benissimo. No. Non hai fatto uno spiringuaccio, era una bella canzone. Devo fare i complimenti a Dominga perché non era preparato, è improvvisato, diciamo, è stata brava, intonata a tema, insomma, quindi Dominga, vedi, per me è sì. Per me va in finale. Sì. Buono. La mandiamo subito in finale a Dominga e salutiamo anche Francesco Avolio che ci segue e che saluta Mattia e Miriam, eccolo, e poi anche Anna e Gennaro Pennino che dice che belle bambini, buona Pasqua a tutti. Mamma mia, no, oggi è una Pasqua. Se ci sono genitori in ascolto e vogliono far collegare i loro bimbi, scrivete in privato una rubrica social che vi daremo il link per accedere, quindi tutti i bimbi che vogliono leggere la poesia possono sempre farlo in questa diretta. E non solo, visto che oggi è Pasqua, se c'è qualcuno da casa che vuole collegarsi per fare gli auguri e stare un pochino con noi, può cliccare sul link che è stato inviato nei messaggi
E poi viene in diretta con noi per gli auguri, un pensiero sulla pace, per dare un voto a Daniele, a Dominga, insomma. Quindi diciamo che è una cosa simpatica. Dice, anche Carmen, grazie. Carmen, se vuoi venire in diretta, diciamo c'è il link tranquillamente. Sì, dai. Diciamo, puoi venire. Dai, però. Carmen, vieni. Vieni, ecco. Carmen. Daniele è proprio contento. Oggi è una Pasqua, vero Daniele? Sono felice come una Pasqua. Hai trovato qualche altra poesia, Daniele? Sì, sempre nel libro Lo scrigno dei sogni, una poesia molto carina. Ragazzi, secondo voi come si conquista il paradiso? La poesia si chiama La conquista del paradiso. Guardate come sono tutte originali, no, queste poesie, ma per nulla scontate o banali. Immagina una grande luce, splendente propria. Un odore come quello dei fiori di crisantemo. Prova ad ascoltare nel silenzio. Apri le porte del cuore e cancella il dolore. Preparati nel migliore dei modi a quella che sarà la vera vita. Accogli già da adesso quello che sarà per sempre il tuo maestro. Ama il tuo prossimo più di quanto ameresti realmente te. Porta la pace e annulla le guerre, che non serviranno mai a niente. Ogni tua lacrima fa sì che sia solo dovuta per la commozione del bene. Sii sempre pronto alla chiamata, che arriverà in qualsiasi momento. Rinuncia per sempre al male, per vivere per sempre nel bene. Prega per tutti coloro che non conoscono e non credono in questo. E alla fine di tutto questo, il paradiso eterno ti sarà concesso. Mamma mia! Questo è proprio mistica e religioso. Senti, ma io questo libro vecchio mi sta dando un sacco di soddisfazioni. Cioè, no, è vero però, beh. Vedi, 11 anni fa hai scritto questo libro, Daniele. Lo scrivo in sogni di tale al 2011, non mi ricordavo nemmeno più io. 11 anni fa, era proprio un adolescente. 11 anni fa. non esageriamo, mica no, siamo vecchi solo noi. 11 anni fa eri quasi un adolescente proprio. No, qualcosina un po' di più, però comunque la poesia, queste poesie sono un po' più datate delle altre, però vedi, si vede sia quella vena giovanile, ma al contempo già riflessiva, profonda, tipica dei poeti. Allora, Domenico ridi perché... No, ma mi fa morire, guarda. Sì. E allora, diciamo che se Dominga è passata in finale, dobbiamo trovare poi qualcuno che passi in finale con Dominga. Eh sì, devo fare la sfida finale. Con chi c'è il ballottaggio? Il ballottaggio sta con Mattia, che si è preparato e è arrivato il momento del gabbiano. Sei pronto? Ma Domenico, c'è una musica? E oggi è il periodo delle... Era la musica del gabbiano. Vai, ecco, era la base, addirittura la base. Era la base del povero gabbiano, e tra poco sentiremo un accenno, solo un accenno. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Non l'ha capito, tu capisco io perché. Grande, mamma mia, breve, intenso e... addirittura la regia ha messo la canzone, ma come si fa? Fantastico, è arrivato Gianni Celetti. Bene, diciamo che bene, comunque ti do io il voto, Mattia, ti do un bellissimo 10 pieno, proprio vai. Grazie. In finale. Quindi andiamo in finale. Siamo io e Mattia in finale, raga, non ho capito, io e Mattia in finale. Bene, ok. Allora abbiamo, ecco qua, andiamo, oh, eccoci qua. C'è un'altra bimba. Ciao, ma allora qua è arrivato il momento di un'altra poesia. Ciao,
E diglielo, un pensiero sulla pace, puoi anche dire un pensierino. Sulla pace, la pace. Un bel pensiero sulla pace e ti mandiamo in finale. Dai, tocca a te. Aspetta, tu come ti chiami? Anna. Anna, tocca a te, è arrivato il tuo momento. No, tocca a te. Dici, che vuoi dire? Se no... Puoi dire qualsiasi cosa, puoi dire un pensiero sulla pace, o sulla Pasqua, oppure sulla sorpresa che oggi ti è uscita dall'uovo. Oggi è mega l'uovo. Un pattino e una gomma. Wow. Delle calamite. Interessantissimo, interessantissimo. Un sacco di regali, quante uova hai avuto, Anna? Io ho 10 uova in quest'anno. Ah però. Salutiamo anche Francesca della Volpe, mamma mia, che dice bravo, secondo me è rivolto a Daniele. No, io penso a Mattia, era il bravo per Mattia. Mattia, sì, per la canzone. Sicura per la canzone. Vedi, Mattia, tu c'è un futuro, c'è un successo proprio planetario davanti, un'autostrada. Mattia, come sta andando questa giornata? Ti sta piacendo rubrica social? Ecco, infatti Francesca, ecco, conferma, dice no. Mattia, sì. Vedi? Però, allora, noi abbiamo anche un'altra ospite che ci sta raggiungendo in diretta, che è Carmen, che la vediamo già nel backstage. Solo che più di sei non possiamo stare, quindi per il momento diciamo dobbiamo togliere qualcuno dal monitor e la mettiamo nel backstage. Daniele, guarda come guarda, già sta attentamente perché Carmen sta lì proprio per dare i voti, eh. È arrivata la giuria esterna, bambini fate attenzione che è la giuria esterna. Ok, quindi facciamo cambio slot, diamo un po' di spazio anche agli altri ragazzi, facciamo così, poi dopo magari ritornate per i saluti. Allora salutiamo Anna e Miriam. Ciao Miriam, ciao Anna. Ciao, ciao Fortuna. Ciao. Grazie per la partecipazione. Ciao. 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 Eccoci qua. E allora entra in diretta, signori e signori, la giuria esterna. Eccola qua, Carmen, benvenuta. Buonasera. Ciao, mi sente? Sì, forte, sì. Caro, benissimo, ti sentiamo proprio. Mi sono riuscita. Carmen. Sono un po' imbranata, ma ci sono riuscita. Assolutamente, so che tu ci segui proprio dall'inizio, ci segui sempre, sei proprio sempre presente, invii sempre i tuoi messaggi, quindi ti ringrazio innanzitutto per questo e poi anche perché sei qui con noi in diretta. Visto e considerato che sei qui. È un piacere. Hai la possibilità di fare una domanda al peperoncino sia a Daniele che a chi vuoi, poi, insomma, non solo. Aspetta, non sono preparata, un attimino. Puoi dare un voto? Vediamo, dai un voto magari più avanti, dai. Magari più avanti, magari incomincio a dare un voto a Dominga e un voto a Daniele. Allora, Daniele, 7, quasi 8. Ma quasi, non esagero, quasi, non ne devi ancora lavorare perché qua siamo larghi di maniche. Anche se voglio sentire qualche altra cosa prima di giudicare, dai. Dobbiamo assolutamente sentire qualche altra cosa. Sì, se volete ora leggo una poesia, sempre dal libro Lo scrigno dei sogni, oggi lavoriamo sulle poesie dello scrigno dei sogni. Il libro lo facciamo vedere un sacco di volte proprio perché è importante ricordarci il titolo.
questa poesia qui è un po' come io la definisco un po' il travaglio dell'anima. La poesia si chiama, è molto metaforica, si chiama Un'anima in alta marea. Ascoltatela bene. Ormai la mia mente è divisa in due da un muro. Da un lato un passato che non riesce a non pensare, dall'altro un futuro che non riesce a vivere. Io al centro di esso sono questo presente che non sa dove andare. Se mi spingo indietro mi ritrovo solo con i ricordi, se mi spingo in avanti mi ritrovo fuori luogo. Il mio è un eterno presente che non si abbandona più al futuro, lasciandosi il passato. Sto vivendo la giornata senza scopi, senza medie e soprattutto senza una vita. Come potrò mai abbattere questa costruzione mentale? Come potrò mai vivere in pace con me stesso e con il mondo? Nel mio cuore ho solo sabbia che si bagna col male e asciuga col bene. Costruisco castelli di sabbia inutili che si frantumano con l'alta marea. Non ho punti stabili se non cadere in enormi nozze e non uscire più. Cosa farò nella solitudine di un'anima in un corpo vuoto? Cosa altro mi inventerò mai per vivere progettando qualcosa? Ho un'anima che va in alta marea, che non sa più come fermarsi, anche perché sa che non può. Ma se abbatti i castelli di sabbia, allora può ridare un piano regolatore alle spiagge della mia coscienza, che sono sempre a dislivelli, che si possono ancora appiattire con un'onda di speranza che le bagna. Mamma mia, profondissima questa poesia. Bravissimo! Carmen, hai visto questa poesia? Bravissimo. Allora, un 8 ci sta pieno proprio. Proprio, da quasi 8 a 8, proprio. Anche di più, 8 e mezzo. Esageriamo, mo, Carmen, non esageriamo, conservati questi voti per un'altra volta. Comunque devo dire la verità, ascoltiamo il voto adesso del nostro giurato Mattia. Mattia, che voto dai alla poesia di Daniele? 10. E Veronica pure, Veronica tocca a te, mi raccomando, tu sei quella sempre più severa. Quanto? 9. Facendo una media, allora Daniele stai sul 9, diciamo ti sei posizionato tra 8, 10 e 9 sul 9. Oh no, Carmen, che è un buon voto, insomma, non è che può pigliare sempre 10. Poi mettiamo pure una poesia di tanti anni fa, ecco, quindi diciamo può sempre migliorare. Daniele, mai ti faccio una domanda, perché tutti si chiedono, ma come si fa a scrivere una poesia? Cioè, com'è che ti vengono le parole, no? Cioè, immagino, cioè uno si mette e scrive, no? Diciamo che, almeno parlo per me, c'è sempre un input dall'esterno, no? C'è qualcosa che fa sì che il poeta possa iniziare ad abbozzare qualcosa. Si parte sempre magari da una parola, da una situazione, da un'immagine evocativa. Ho capito, aspetta, ma tu fai come Gigi D'Alessio, succede una cosa e lui scrive una canzone, tu succede una cosa e ci fai una poesia sopra, giusto? Insomma, così. Diciamo che la poesia, come la musica, non ha limitazioni, si può parlare un po' di tutto. E quindi, Daniele, c'è anche qualcosa sulla pace? Sulla pace, se ci rifletto, ci sarebbe, ma io prima ho letto una poesia che era abbastanza, diciamo... Intanto salutiamo Alfonso D'Angelo, dimmi Carmen, mi puoi dedicare quella di Rodari sulla guerra là, però non mi ricordo il titolo, vabbè, ma quella però è per i grandi. Quella grande richiesta, come si chiama quella poesia, il titolo? Il titolo è quella là che dice: dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino e poi non me la ricordo. Non ti preoccupare, con i potenti mezzi Daniele. Sì, infatti. No, io però è un po' una poesia dai grandi, diciamo, per i grandi. Pasqua, dai. Sì. No, quella era fenomenale, perché diceva proprio che dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione. Bravo! Turchino, è una cosa... Esatto, sì. E quindi Daniele la sta elaborando. No, vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio. Ci siamo quasi mentre Dominga la cerca, poi dice, la sto cercando di sì. Qua e di là, attraversando paesi, pure Dominga la sta cercando, ha scritto sui muri, sì, la sto cercando, però non riesco a trovarla. Ha detto questa che dico, quella che dite voi. No, dice viva la pace e abbasso la guerra. Ecco. Ma scusa, Domenico, guerra, dilla tu che la sai. No, vabbè, perché me la ricordavo, insomma, un pochino.
E l'ho detta, ecco, perché Carmen sorride, insomma. Dall'uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto vado, mi metto in viaggio. Ma di la verità, non te l'ho inviato stamattina come augurio? Un grande messaggio. E volteggiando di qua e di là, attraversando paesi e città, ha scritto sui muri, nel cielo e per terra, viva la pace, abbasso la guerra. Eccola qua, ce la siamo ricordati. È bella. Alla grande, insomma. Sì, sì. Vabbè, però io la voglio sentire da Daniele poi, eh? Ma io non la so, poi non ti preoccupare. Vabbè, poi me la dici in privato. Allora mo ti dedico una bella poesia d'amore che ho trovato, va bene? Oh mamma mia, la poesia si chiama, guarda com'è bella pure queste immagini evocative, solo per te si chiama, guarda Carmen, solo per te. Fermerei il tempo davanti a un tramonto per poter vivere in te l'infinito, scoprire il cielo dalle tante nuvole per far filtrare il sole nei tuoi sogni. Tramirei i fiumi per prosciugare per sempre ogni tua lacrima. Butterei via i ricordi per vivere in un nuovo mondo fatto solo di te. Frantumerei una roccia solo per disfarmi della forza inutile e ricaricarmi solo di te. Ricorrerei il mondo se davanti a me ci fosse la luce che brillasse te. Difaticherei i pregiudizi per la libertà che mi rende uguale alla tua diversità. Porrei fine al male per poter vivere nel totale amore che si racchiude in te. Ecco. Bellissima poesia d'amore dedicata. Come sempre, sempre dal libro alla scrivere dei fogli. Allora, poesia d'amore dedicata. Parliamone. No, ma questa è una poesia vecchissima. Parliamone. No, ma non mi ricordo nemmeno, mi ricordo e non mi ricordo a chi era dedicata, ma è vecchissima. Però ho trovato una molto bellina, si chiama Il tuo passetto. Questa è una delle prime in assoluto che avevo scritto. Questa mi ricordo, la dedica a una ragazza che conoscevo. Guarda com'è bellina, Mimmo, con la rima. Questa la potrebbe scrivere pure Matteo. Vorrei essere il tuo pupazzo per dire che di te so pazzo, starti la notte vicino per ammirare la tua faccina, stare con te sul cuscino per sentirmi più vicino, il tuo pupazzo che di te non ha più imbarazzo. Domenico, attiva il microfono. Non avevo il microfono. La regia mi ha scritto. Complimenti, Daniele. Ma io però ho un colpo di scena. Attenzione, perché c'è qui un colpo di scena. Perché già vedo che Mattia mi sta guardando e ho intuito che lui vuole cantare. È vero, guarda, il suo flusso proprio mi è arrivato, no? Mattia, ti leggo nel pensiero e ho capito che tu ti stai proponendo per dedicare una bellissima canzone non solo a tutti gli amici di Rubrica Social, ma questa volta la dedichiamo proprio a Veronica, che hai la possibilità che sta davanti a te e ti sente e poi dopo ti dà un bellissimo voto, no? Veronica, tieniti pronta. È vero, Mattia, ho capito bene, ecco, insomma, che tu hai preparato qualcosa per noi? Oh mamma mia, sorpresone! Mattia, veramente vuoi cantare qualche canzone? O una poesia? No, una canzone. Una canzone? Bene, allora facciamo così, non ci dire il titolo perché noi la scopriremo noi. Quando sei pronto, vai. Quindi la dedichiamo proprio a tutto il mondo, a tutti quanti proprio, a tutta la terra. Vai, Mattia. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Bellissimo, bravo, Mattia, bravo. Sì, perché il pezzo è proprio bello, è forte, è un pezzo stupendo, bello, bravo. Mi sei piaciuto tanto. Io ti propongo una cosa, la butto là. Dominga recita una poesia e io canto una canzone. Mamma mia, fammi mettere gli occhiali. Però prima Veronica, voglio chiedere, Veronica, ti è piaciuta questa canzone che ha cantato Mattia? La conoscevi?
No, ecco, allora che voto diamo a Mattia che si è impegnato così tanto tanto, ha cantato una canzone bellissima e l'ha dedicata a tutto il mondo, non solo a noi ma proprio a tutti quanti? 9. Vai Mattia, 9, complimenti Mattia, te l'aspettavi di avere un 9 pieno, proprio un 9 pieno, quasi no, proprio un 9 pieno pieno. Però bravo, anche la scelta del brano soprattutto, sulla poi scelta però neanche del tu, brano. Se vuoi cantare una canzone ci vuoi provare anche tu? Vuoi provarci? No, vabbè, pensaci intanto, tu ci pensi, se tieni in mente qualche canzone poi ce la canti, intanto è arrivato il momento di Daniele. La Daniele canta una canzone, dai, ti aiuto io nel caso, vai, dai. Daniele, canta una canzone siccome io non so cantare, so suonare tutto, ci sono i bimbi, avevo pensato una canzone molto simpatica di Gianni Morandi, Un mondo d'amore. È proprio... No, ma non è difficile da cantare, sono io che non so cantare, però con l'aiuto di Dominga, Domi, tu la conosci, ti ho mandato una parte del testo in privato. Sì, dai, facciamola. Vai, Dominga, vai con la base. Ah, la vogliamo mettere la base? No, è peggio. Dominga, io provo, Dominga, io ci provo, poi allora. mi aiuti tu. Perfetto. Allora, vado perfetto. Io? Wow. Vado. Aspetta. Che succede? No, un momento. No, facci preparare, perché no, improvvisamente, subito... No, che... amico, non mi interrompi, mi fai perdere quelle... No, non ti interrompo, però ci dobbiamo preparare bene. Vabbè, ma poi se Mattia la conosce, la può cantare anche tu, anche tu, Mimmo. Quella è bellissima, è dedicata ai bimbi. È dedicata ai bimbi, allora... Vado io, Domingo. Allora vai, Daniele, vai, piano piano vai. 1, 2, 3, 4 C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi. Quello è il grande prato dell'amore. Vai, non tradirli mai, anfedente. Due, non li deludere, credono in te. Tre, non farli piangere, vivono in te. Quattro, non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche, tutto lascerai. Per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. Bravissima! Cos'è? Il Papa, è intervenuto il Papa anche. Bravissima! Ho letto... Guarda, questa... È stata una voce proprio augurata, sentivo proprio un eco nell'affermazione. Come? Il voto non va a Daniele, va a Dominga. Certo. Bravo Mattia, diamo un voto a Dominga, avanti, anzi a tutti e due in accoppiata. In accoppiata, dai, lui c'era un po' di ritardo, quindi non riuscivamo ad andare insieme. Si deve capire il problema tecnico, Mattia. Siamo su. Mattia, tocca a te, dai un bellissimo voto. 10 e 10. Oh, abbiamo fatto amore, 10. Grazie, dai, 10 e 10. 10 e 10 è come la vista, no? 10 su 10. 10 e 10. Mimmo, ma tu qualcosa ci fai sentire? Non hai letto una poesia, non hai cantato, vuoi fare solo? Allora, intanto è arrivato il voto di Lucia. Grazie. Dice 10 e lode. Ma 10 e lode per me o per Daniele? No, 10 a te e lode. Ah, io l'impegno a Daniele. Bene, io direi, Daniele, che
possiamo veramente, come dire, intanto ringraziare tutte le persone che oggi ci hanno seguito, e anche oggi ne sono state tantissime. E poi non so se è arrivato il momento della tua domandina, peperoncino per Veronica, che la sta aspettando proprio da un'ora questa domanda. Daniele, vero? No, Veronica? Io, no, Veronica, lasciala sta. Veronica, voglio dire, ti sei divertita con noi? Sì, molto. Questo è importante, quindi ti aspettiamo l'anno prossimo. La nuova ormai edizione. Veronica è ospite fissa, perché pure l'anno prossimo. Diciamo che abbiamo due mascotte, abbiamo Mattia per i ragazzi e Veronica per le ragazze, due mascotte. Due bellissime mascotte. Mattia, guarda che Veronica è bellella assai, eh. Veronica, non te la far sfuggire, non te la far sfuggire, vuole Mattia, dire. Mattia, capisci a me, guarda che bella, bella, bella Veronica. Ma poi Mattia, da quando ha cantato la canzone del Gabbiano, proprio si è piazzato nel cuore di Veronica. Sì, ha acquistato molti punti, chiaro. No, poi, allora, la regia subito proprio. Mattia ha conquistato i punti con Pensa di Moro, che ha fatto un pezzo stupendo, ragazzi. Veronica, quale canzone ti è piaciuta di più? Il Gabbiano, ti è piaciuta la canzone del Gabbiano? Sì. Ed però è arrivata di nuovo Carmen, vedi? Ciao, è caduto il collegamento, non lo so che è successo all'improvviso. Mannaggia, un problema di segnale. Sì. Non lo so, vabbè, giusto un saluto, poi lasciamo spazio ai bambini. Allora Carmen, mi raccomando, seguici sempre tutte le domeniche alle 18, segui il poeta, il sommo poeta Daniele Buonpane e la nostra cantante. Quasi il mio poeta preferito. Mamma mia, addirittura quasi. Piano piano se ne va Daniele, poi a furia di dire poesie. Entra nei cuori delle persone, Daniele, capite che fa? È vero, ma tu Carmen già conoscevi Daniele, ora hai conosciuto grazie a Rubrica Social. No, grazie a Rubrica Social. Mamma mia, Daniele, Rubrica Social dove ti sta lanciando a te, vedi? Allora, un libro anche per Carmen, mi raccomando. Va bene. Esatto, mi hai anticipato. Autografato. Sicuramente. Minimo. Con una bella dedica, minimo una bella dedica. Sicuramente Carmen, tu continua a seguire Rubrica Social e vedrai che prima o poi Daniele ti ospiterà nel salottino, ci verrà a trovare quando farà il firmacopie, insomma, e sarà la giornata dove... Oh no, Daniele, so che tu volevi organizzare proprio... No, siccome sto da quasi 2 anni, no, senza fare un incontro, una presentazione, mi piacerebbe riprenderla quando ci saranno le condizioni per farlo, proprio per avere, vedi, il contatto con le persone tipo come Carmen, insomma. Bravo. E allora, io direi salutiamo intanto Carmen, la ringraziamo per essere stata qui con noi, in diretta proprio con noi, perché è una possibilità che noi diamo sempre a tutti, non solo oggi, ma chi vuole venire in diretta può richiedercelo e noi lo ospitiamo anche per fare una domanda, una considerazione, no? Dire qualcosa, dare un voto, un giudizio. E quindi Carmen, seguici sempre. E poi Domingo, non so se tu c'hai l'ultimo momento io musicale. sì, mi è venuto in mente adesso un brano che secondo me possiamo fare tutti e cinque insieme. No, in inglese diventava troppo complicato, dai, anche se era bella quella, però Veronica, l'inglese, Veronica, tu conosci l'inglese? Il francese meglio forse conosci. No, l'inglese fanno adesso i ragazzi, fanno inglese e spagnolo alle sei in prima media tu Veronica o in quinta? No, in quarta. Stai? In quarta elementare. Ma piccolina proprio, piccina allora. Quanti anni hai Veronica? 9 e mezzo, il 24 settembre ne compio 10. Amore piccola, bene, ho capito perché tu dai sempre i voti dal 9 e mezzo al 10, perché
No, allora veramente Domenico, c'è un pezzo bellissimo finale che cantiamo tutti insieme, soprattutto Mattia. Mattia, ti voglio sentire, promesso? Andiamo sui gli occhiali, andiamo sul promesso. Perché Domenico, quando tu mi darai il via, quando mi dai il via, Domenico, così salutiamo tutti e grazie ancora. Sì, e allora facciamo così, ecco, intanto incominciamo a salutare tutti quanti, salutiamo anche la nostra Francesca della Volpe, non so se è ancora collegata, se vuole venire in diretta per un saluto. Ciao Francesca, ciao! Salutiamo veramente Alfonso D'Angelo, Salvatore Avolio, tutti quelli che ci aiutano, ma tutti quelli che ci guardano tutte le domeniche e anche nei nostri eventi. E poi diamo appuntamento a domenica prossima, perché domenica c'è un'altra meravigliosa puntata. Abbiamo proprio un'esperta, una professionista, una psicologa, psicoterapeuta, che ci parlerà proprio delle dipendenze dai social. È vero, Daniele, affronteremo questo tema? Sì, sì. Con la dottoressa Vanina Speranza affronteremo questo tema molto importante. Quindi come fare a staccarci un pochino dai social, no? Dal telefono. Veronica, tu quanto tempo stai sul telefono? Un'oretta, insomma, al giorno. Di più? Di più. Magari fosse un'oretta. Mattia, vediamo Mattia. Mezz'ora. Ecco, mezz'ora. Ci crediamo. Allora finché l'ora è mezz'ora si può fare, e quindi invito anche a voi, sia a Mattia che a Veronica, a seguire la puntata di domenica, perché la dottoressa ci darà tanti consigli pratici pure, vero Daniele? Sì, sì. E allora siamo pronti con il gran finale. Finale, nuovo, però vi voglio sentire con le voci pure voi, pure tu Mimmo. Io metto di nuovo una voce papale per fare tanti auguri di Pasqua. Sente lei, no? Auguri di Pasqua a tutti, a voi, a tutti i bambini, alle famiglie e a tutti i nostri amici di rubrica social. Auguri a tutti! Andiamo con il finale, vai Domenica. 1, 2, 3, 4. Finalmente stasera sto insieme a te e nessuno può sentire. Sono poco scurnosa e sti cose tu sai, non so buona le fa. Chi non tiene coraggio in Davide non suona o posso la perdere. E perciò si sta e cale capito. Causa mia sì tu, ma sono innamorata di te. So pazze di te. Stai rurendo e ti fai più vicina, ma lascia prima tu. Vai. E allora sì, abbracciami più forte, perché voghi sana forte. Si tutto tempo che passa del tempo verso, o si rimane non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglia riguardare. E tutte volte cada giù su nata, come se da mamma non stiva qua. Wow, Daniela ha fatto solo il finale, state capaci di fare solo la nota finale. No? L'ho chiusa io. L'hai chiusa tu, complimenti comunque a tutti, grazie a Mattia, grazie a Veronica, e grazie a Dominga, a Daniele, e a Salvatore. Un bacio grande. Buongiorno a tutti, Angelo. Vi aspettiamo tutti. Domenica prossima. Buona settimana, a domenica ciao prossima, a ciao Veronica, ciao, buona Pasqua a tutti, buona Pasqua, il nostro editore Salvatore Avolio, ho sentito la voce dalla regia, eccolo ciao, qua, Salvatore. È arrivato l'editore. Buona Pasqua, ciao Salvatore,
Ciao. Buonissima Pasqua, vediamo se parte la sigla e ci vediamo domenica prossima.